Siamo ad Alba, Piazza Duomo, quello è il Duomo e invece lì c'è il ristorante Piazza Duomo. All'interno c'è Enrico Crippa che ci aspetta per dirci i suoi segreti e spiegarci la sua ricetta. Siamo pronti? Sì. Poi dopo dobbiamo imparare. Cioè, per ascoltare sì. No, no, poi dobbiamo farla, quindi proviamo. Andiamo da Enrico Crippa. Andiamo. Ciao. Che ricetta ci insegna a fare? Come faremo una bella figura questo Natale? Ho pensato di fare un merluzzo salato. Noi qui in ristorante prendiamo il merluzzo fresco e lo mettiamo noi al sale per avere più una regolarità proprio di gusto, di salatura. Ma a casa potete benissimo chiedere al vostro pescivendolo o dove comprate il pesce che vi dia un pezzo di merluzzo già salato. L'importante è che sia o già ammollato da loro, dalla pescheria o da chi vi vende il pesce. Diversamente dovete metterlo a bagno voi. Calcolate sempre un 4-5 giorni cambiando l'acqua spesso, sempre fredda. E questo piatto l'ho chiamato merluzzo in bianco perché la salsa che viene fatta poi con una parte della polpa del merluzzo, diciamo così, gli scarti che si recuperano dopo che si sono tagliate le porzioni belle in un certo modo, c'è questa salsa bianca appunto a base di merluzzo, capperi, prezzemolo, vino bianco e burro. Merluzzo bianco perché poi ricorda un po'. È vero che ultimamente non ci sono le belle nevicate come c'erano una volta nel periodo natalizio, però andare con la fantasia non guasta mai. Abbiamo mandato in fretta e furia Umberto nell'orto che ci ha recuperato i fiori che adesso abbiamo nella nostra serra. Abbiamo foglie di nasturzio e fiori di nasturzio. Nasturzio è una pianta molto piccante, ricorda nel gusto la potenza della senape e della rucola. Questa foglia è, se vi ricordate, insomma, è la foglia che usava l'ape Maia per ripararsi quando pioveva. Poi abbiamo delle violette e poi abbiamo queste due erbe, sono due varietà di acetosa. Questa è l'acetosa acetosella tuberosa e questa è l'acetosella scutatum. Sono due erbe che danno una tonalità, viaggiano sulle tonalità di come dice il nome, acidule. Quindi è molto importante affiancarle al merluzzo una parte di erbe piccanti e una parte di erbe acidule che vanno a smorzare la salsa bianca, che ha comunque una salsa invernale, una salsa legata a un pesce che è salato, quindi abbiamo bisogno di una salsa importante, anche una salsa importante dal punto di vista come struttura, quindi è una salsa anche ricca di burro, quindi questo stacco è importante, avere una cosa piccante che sgrassa e una cosa acidula anche lei che pulisce. Questi cubi così che poi verranno dopo cotti ancora aperti a petali, seguendo proprio la nervatura della carne, no? Quindi noi partiamo da qua. Voi partite da qua e quindi tagliamo a cubotti il merluzzo, che è stato salato e dissalato, quindi avrà già una consistenza più morbida dopo che ha passato il suo periodo in acqua dal sale, e con questi scarti, con dei capperi che abbiamo già messo in casseruola con il burro fuso, ci aggiungeremo un po' di foglioline di prezzemolo per aromatizzare. Qui abbiamo il burro e i capperi, scaldiamo il burro di nuovo, mettiamo gli scarti dentro, mettiamo le foglie di prezzemolo e lasciamo piano piano cuocere gli scarti del merluzzo che sposteranno la loro sapidità e il loro gusto al burro. Metteremo un po' di acqua, lasceremo cuocere per una ventina di minuti, filtreremo il tutto e avremo la salsa di accompagnamento al merluzzo. Scivolare il mio merluzzo dentro al burro, vado anche con il prezzemolo, faccio partire un po' questo con il calore, faccio mijotare, aggiungiamo un pochettino di acqua, copriamo, vedete che sta cambiando colore perché il merluzzo sta cuocendo,
già abbiamo profumo, si sente il capero, si sente il prezzemolo. Che meraviglia. Sì, lo lasciamo proprio con questa cadenza qua, con questo rumore qua, no? Come se sul potager, no? Si lascia lì così, lo lasciamo così. E poi, una volta trascorsi i 20 minuti, andremo a filtrarlo. Per cuocere il merluzzo, noi in ristorante lo cuociamo sotto vuoto, ma ora a casa lo cuoceremo bollito in un corbouillon. Che cos'è il corbouillon? Il corbouillon è un brodo aromatizzato tendente all'acidulo, che si usa soprattutto per i pesci. È il brodo che si usa per cuocere il polipo, per cuocere le aragoste, per cuocere i gamberi e via dicendo. Vedete che qua ci siamo. Quindi una ventina di minuti, dicevi? Sì, 20 minuti. Noi, logicamente, come in tutte le lezioni di cucina, 20 minuti dopo sì. Abbiamo la salsa, che è fantastica. È già. Già, in realtà sono passati proprio pochi minuti. In realtà ho scelto anche questa preparazione a base di un merluzzo salato, così non avete il problema di mettere il sale. Benissimo, è già giusto quello. La cosa importante è non è controllare che sia abbastanza di salato. Esattamente. Nel pescivendolo. Esattamente. Quindi qua filtriamo il tutto. Come cinese, se non avete un cinese potete prendere uno scolagnocchio, un polino. Andiamo sul polino più tranquillo, insomma. Polino da casa. E quando lo filtriamo, lo pressiamo leggermente, non troppo. Lo pressiamo in modo da far uscire tutti i succhi del merluzzo, no? La sapidità, tutti gli umori, insomma, senza troppo schiacciare, perché sennò andremo a far passare anche qualche fibra di carne, che poi risulterà non bella da vedere sul piatto. Quindi questa è la salsa. Siamo attenti all'estetica. L'unico problema che potete avere con questa salsa è quello che dicevo prima, che si può stracciare, ma una volta che si straccia un pochettino di acqua e così via. Benissimo. Allora, io adesso prendo le mie porzioni di merluzzo, come abbiamo detto le cuoceremo in un corbouillon, sì, che è già qua pronto, caldo. Ecco, l'importante è non deve bollire, perché deve cuocere molto, molto lentamente, a una temperatura di 80 gradi, 75-80 gradi, deve fremire, come quando si fa un tè, no? Lo mettiamo giù, su pezzi così piccoli da 60-70 grammi lo potete lasciare 10-12 minuti. Intanto ti lascio il torcione, curami la salsa, stai attento a non farla stracciare. Credo che sono i momenti più emozionanti della mia vita, ma ci sono. Chi dice che non so cucinare, infatti sto girando. Non troppo forte, premi ti straccio, adesso, come ho detto prima. Mi lo sto facendo forte, dai. Guardate come ci siamo già quasi, è quasi già pronto. Quindi come capiamo quando è pronto? Il cucchiaino lo tirate su, lo sentite morbido, come se state toccando la vostra mano. No? Guardiamo bene, che poi ci tocca fare. Guarda, io adesso... Togliamo i pezzi di merluzzo belli, bianchi, candidi come la neve, come dicevamo prima. Che bello! E andiamo poi a ingrattare. Allora, adesso massima attenzione, perché è il momento più importante, quello che poi chiude tutta la ricetta, è l'impiattamento, la coreografia del piatto. Io impiatterò in questa direzione, voi da quella parte lo state vedendo al contrario, poi ve lo girerò così, in modo che, questo è molto importante, perché se io impiatto così e poi al cliente servo così, il cliente lo vede al contrario e non può sfruttare il pensiero di bellezza che io ho adottato e il pensiero di coreografia che io ho adottato nell'impiattare.